Buongiorno a tutti quanti. Oggi siamo alla terza domenica d'Avvento e accendiamo come tradizione la terza delle candele della corona d'Avvento, quella che ci ricorda la gioia. L'angelo aveva detto ai pastori: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. Da dove proviene la nostra gioia? Quali sono gli eventi che ci recano gioia e quali ce la tolgono? Stiamo studiando Giona, vero? E penso che vedere un'intera città di 120.000 persone convertirsi a Dio dovrebbe portare un certo tipo di gioia. Sotto ogni aspetto dovrebbe ritenersi una campagna evangelistica di enorme successo. 120.000 persone. Se io avessi la possibilità di predicare a 120.000 persone e arrivassero 10 al Signore, sarei il pastore più benedetto del mondo. E proverei una gioia immensa. Penso che lo faremmo tutti. E sarà così anche per Giona? Sarà così che Giona avrà gioia da 120.000 persone che giungono al Signore? Vediamo che cosa dice il Giona capitolo 4 dal versetto 1 a 4. Giona ne provò gran dispiacere e ne fu irritato. Allora pregò e disse: «O Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere». Il Signore gli disse: «Fai bene ad irritarti così». Stranamente Giona non prova gioia, ma prova rabbia, è furioso. Giona è un profeta che, come lui dice, che conosce bene il Signore, che sa quanto sia incline nel recedere dai mali che lui ha e dalle punizioni che ha promesso. Basta che voi leggete il libro di Esodo o il libro di Numeri e vedete tutte le volte che il Signore è tornato indietro dalle punizioni promesse, anche se stava parlando a un popolo, come lui descrive più di una volta, dal collo duro, che non era mai stato grato a Dio per ciò che Dio stava facendo per loro. Giona sembra dimenticare che anche verso di lui il Signore è tornato indietro, ha cambiato idea, altrimenti Giona sarebbe, vi ricordate, era nel ventre del pesce. Se il pesce avesse cominciato la digestione di Giona non si sarebbe scritto nessun libro. Dio è coerente con il suo carattere, ma questo non porta gioia a Giona. È come se lui dicesse: anche quando ero a casa a Gattefer sapevo che sarebbe successo. Sapevo che sarei andata a Ninive a predicare, che la gente si sarebbe pentita e tu avresti perdonato. Lo sapevo, tu sei un Dio lento all'ira e di gran bontà, un Dio che recede dal mandare la calamità. È sbagliato che tu sia così, è sbagliato quel perdono per quella schifezza di gente dei niniviti. Loro meritano la punizione, Dio. Lento all'ira e di gran bontà. Troverete questa frase altre e 9 volte, a seconda della Bibbia dove leggete, altre 9 volte citata. Solo che le altre 9 volte, questa è la 10ª, era per vantare la bontà di Dio. Tu sei un Dio lento all'ira e di gran bontà, Signore, tu sì che sei bravo. Questa volta invece Giona lo usa per fare una ramanzina a Dio, per dire che Dio, tu sei troppo buono, non devi essere così buono, tu devi punire. Dio non si fa così, non devi cambiare idea con queste persone, anzi lo sai che c'è, la tua decisione è così sbagliata che piuttosto di vedere i nemici salvi preferisco morire, ammazzami e facciamola finita. Che tipo strano, Giona! Giona ha vinto il premio per l'evangelista di successo più ingrato di sempre. Tramite lui si sono convertite 120.000 persone. Pensate che se lui avesse avuto moglie, non lo sappiamo, e torna a casa e gli dice: caro, com'è andata la campagna evangelistica? Beh, ho fatto una piccola deviazione, ma poi sono arrivata a Ninive e 120.000 persone si sono convertite. La moglie: wow, stupendo! E lui: ma che stai dicendo? Che dici? È stata la mia peggiore campagna evangelistica di sempre. 120.000 peccatori che dovevano subire il giudizio di Dio. Può sembrare strano, ti sembrerà strano, ma di persone come Giona ce ne sono a bizzeffe, ce ne sono tantissimi in questo mondo. Io li chiamo gli estintori della gioia, ovvero quelli che vogliono spegnere la gioia di scoprire che Dio ha misericordia di noi nonostante tutto. Quelli che vogliono che ci sia un Dio clemente con me, che sono bravo, che prego, che non faccio mai male a nessuno, e vado in chiesa, e do la decima, e spietato con l'altro, che bestemmia, ruba, non crede in Dio, figurarsi andare in chiesa e dare la decima. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo? Vi ricordate, sì? C'era un figlio, il minore, che chiede la tua eredità al padre, per cui dice: per me tu padre sei come morto, dammi tutti quanti i soldi adesso e me ne va. Il padre gli dà i soldi, lui la sperpera a donne e champagne. Il padre lo aspetta e al momento del ritorno corre da lui, lo abbraccia, lo veste del vestito migliore, gli mette l'anello con il sigillo che significava che tornava a essere parte della famiglia, e ammazza il vitello ingrassato. Chi è l'estintore della gioia in questo caso? È il figlio maggiore. Luca 15, 29, 30. Il figlio maggiore dice così: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comandamento. A me però non hai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Vedete, non c'è gioia per il ritorno del fratello perduto. Questo era un fratello, o per una famiglia riunita. Tutto ciò sembra, c'ha una sensazione questo fratello di essere rimasto, come dire, fregato, di aver preso una fregatura. Io sono quello bravo, io sono quello che merita la misericordia, io sono quello che merita il vitello ingrassato, non lui. La misericordia del padre sembra una risposta eccessiva al comportamento del figlio che ha sperperato tutto, una risposta soprattutto sbagliata, e la gioia in questo modo si estingue. Oppure vi ricordate la parabola dei servitori, degli operai nella vigna? Quegli operai che erano usciti dalle 6 del mattino e poi per tutti i giorni hanno visto persone che arrivavano alle 9, poi alle 3 del pomeriggio e un gruppo persino alle 5 del pomeriggio. In pratica l'ultimo gruppo assunto non gli rimaneva altro che mettere insieme tutti gli attrezzi e dare un po' di acqua alla vigna e basta. Ma quando arriva l'ora della paga, quando arrivano l'ora di essere pagati, tutti ricevono la stessa somma. Vi ricordate? Tutti quanti vengono pagati alla stessa maniera, un denaro al giorno di lavoro, come era stato comportato a tutti, sia che avevano cominciato alle 6 di mattina, sia che avevano cominciato alle 5 del pomeriggio. Chi sono gli estintori della gioia in questo caso? Sono gli operai delle 6 di mattina. Dai, la prossima. Matteo 20, 11, 12. Perciò ne riceverlo mormorarono contro il padrone di casa dicendo: questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. È come se gli operai delle 6 di mattina dicessero che Dio ha sbagliato. Scatta il giudizio verso Dio e verso gli operai delle 5 del pomeriggio, per cui ha sbagliato il padrone che rappresenta Dio a pagarli, e quelli che hanno preso i soldi non se li sono meritati. Non è giusto che il padrone abbia misericordia e dia a tutti la stessa paga. Noi abbiamo lavorato, noi abbiamo sudato, noi meritiamo tutti i soldi, noi. e la gioia di una paga abbondante, perché ricordatevi che un soldo, un denaro era tanto. Nella parabola del buon samaritano, con due soli denari, il buon samaritano diede alla persona che era stata picchiata e derubata in strada 3 giorni di vitto e alloggio gratis, per cui un soldo non erano pochi, per cui la gioia di questa somma avuta se ne va, e non c'è gioia nel vedere che tutti hanno ricevuto un premio, anche se sono arrivati in ritardo. Mostrare misericordia dunque è sbagliato. La gioia non deve essere per tutti. La gioia non deve essere per tutti. La gioia deve essere riservata a pochi. La gioia deve essere meritata, deve essere sudata, deve essere faticata. Dio non deve portare gioia a tutti, non la deve portare a tutti, ma solo a quelli che sono giusti davanti a Lui, che si sono impegnati, che hanno fatto un lavoro, quelli che si comportano bene, quelli che vanno nella chiesa giusta, quelli che pregano le preghiere giuste. Gli altri no. E invece scopriamo che la misericordia inaspettata ma promessa di Dio ha un comportamento, un piano completamente differente. Ricordate? In quel giorno di Natale, nel giorno del primo Natale, gli angeli avevano detto questo. Prossimo. Non temete, perché io vi porto una buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. In quel primo Natale Dio ha mostrato che Egli vuole la gioia per tutto il popolo, per tutti quelli che ascoltano, vedono, capiscono e accettano il dono del Natale che è Gesù. Non dei giusti, ma per coloro che possono divenire giusti attraverso l'accettazione di Gesù, attraverso il Natale. L'accettazione di un Dio che scende per salvarci. Isaia aveva detto questo, Isaia 53,11. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Ecco un Dio che arriva e porta misericordia, non per quelli giusti, ma per tutto il popolo. Allora l'incoraggiamento qual è? È: non siate estintori di gioia. Sapete, anche senza volerlo, ognuno di noi può diventare un estintore di gioia. Sappiamo di avere un Dio lento all'ira e di gran bontà, ma poi quando lo vediamo in azione e quando quell'azione non è come ce l'aspettiamo, come l'abbiamo prefigurata nella nostra testa, e soprattutto quando non è verso chi diciamo noi, i nostri amici, i nostri familiari, persone più care, quelle che ci andrebbe bene di vedere come fratelli sono in Cristo, difficilmente penseremmo di avere gioia nell'avere come fratelli in Cristo Putin. Diventiamo tutti quanti allora un po' come Giona. Sapevo che tu sei un Dio benevolo e compassionevole, lento all'ira, ricco di amore, un Dio che si trattiene dal mandare calamità. Ma quella famiglia che abita in fondo alla via, che lascia sempre la macchina in mezzo alla strada, che alza la voce quando glielo fai notare, che tiene a tutto volume la TV alle 3 di notte, quelli che non vanno mai in chiesa, quelli, Signore, non meritano nulla. È bene che nessuno parli a loro di Gesù, è bene che non siano salvati, non per loro deve arrivare il Natale. E lo stesso vale per tutte le varie gradazioni di male, da chi non rispetta lo stop a chi scatena una guerra tra nazioni. Non è per loro che deve giungere la gioia, per loro deve arrivare il giudizio, punto, solo giudizio. Talvolta siamo un po' come Giobbe. Ora, Giobbe che cosa faceva? Giobbe odiava i niniviti, li odiava con tutto se stesso, li odiava anche a ragione. I niniviti non conoscevano Dio, il Dio vero, si prostravano davanti agli idoli, uccidevano, sacrificavano agli idoli, stupravano, rubavano, La loro punizione era giusta, dovuta, richiesta. E invece Dio li vedeva e aveva compassione di loro. Tutto questo ha un solo nome: egoismo. Ricordate che dicevano il fratello del figlio prodigo: io merito questo, io merito questo. I servitori delle sei: noi meritiamo la paga, noi meritiamo i soldi. Paolo ha detto così, Filippesi 2, versetto 3: non fate niente per motivi egoistici, non fate niente per esaltare voi stessi, siate invece umili, considerando gli altri con riguardo come fossero migliori di voi. Dio aveva continuato a vedere. Dio vede ancora quel po' o quel tanto di Ninive nel mondo, in chi governa, in chi agisce verso il prossimo con crudezza, che equivale ad agire contro di lui, ovviamente. Dio vede quel po' o quel tanto di Ninive che c'è in ciascuno di noi, e nonostante tutto, nonostante la Ninive che vede nel mondo e nelle persone del mondo, decide di mandare la soluzione finale, quella che servirà una volta per tutte, e si pente del male che, a ragione, avrebbe potuto farci se lo accettiamo. La manda dove? La manda tra i peccatori, non tra i santi. La manda per i peccatori e non per i santi, perché i santi non hanno bisogno della misericordia inaspettata di Dio, ma i peccatori sì, i peccatori a quelli gli serve. E chi più pecca, più misericordia ha bisogno, affinché possa provare la gioia di essere compreso, accettato, salvato. Gesù stesso ha detto questo, Luca 15, versetto 7. Vi dico che, allo stesso modo, ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Per uno c'è gioia, per 99 che non hanno bisogno, dice, vabbè, quelli non c'hanno bisogno, ma per questo si fa festa nei cieli. Non dobbiamo essere sentori di gioia se vediamo Dio all'opera. Dio è alla ricerca degli abitanti di Ninive anche in questo momento, perché vuole portarli dalla morte alla vita, dalla tristezza alla gioia. Giona pensava di avere il diritto di essere arrabbiato. Dio gli chiede: hai il diritto di essere arrabbiato, Giona? Ma Giona che fa? Dai, la prossima. Giona 4, versetto 5. Poi Giona uscì dalla città e si mise seduto ad oriente della città. Là si fece una capanna e si parò dalla sua ombra per poter vedere quello che sarebbe successo alla città. Oh, qui non è scritto, ma da come è messa la storia, mi sa che Giona non è che stava lì contento, perché era arrabbiato con Dio. Si prende un posto su un'altura, ci si fa una bella capanna con tutta Ninive sotto, e che fa? Aspetta che arrivi il fuoco. Bram, distruggiamo tutto quanto, un terremoto, Signore, manda un terremoto, manda il sale dal cielo insieme con le fiamme, insieme con la lava, insieme con qualsiasi maremoto, finalmente li vedrò tutti uccisi. E invece di bruciare Ninive, che succede? Tutti festeggiano. Scendono nelle strade, festeggiano con le bandiere, altro che la vittoria del Marocco di ieri. È una festa generale, 120.000 persone salvate che festeggiano e inneggiano a Dio. Festeggiano il perdono e la meraviglia di conoscere un Dio che manda salvezza e cambia idea, non verranno più distrutti. Celebrano il Dio benevolo e compassionevole, lento all'ira e di gran bontà, che si pente del male minacciato. Questo Dio è venuto tra loro, nel bel mezzo del loro male e della loro violenza. Non ha aspettato che loro diventassero bravi, ma è venuto come provvedimento al loro male e alla loro violenza. nella discordia, nella paura, nel dubbio di tutto ciò che sono stati. Questo Dio è venuto da loro. Ci rammenta qualcosa, vero? Ci rammenta quello che è successo a Natale. Un Dio che scende. E Giona avrebbe dovuto essere in mezzo a loro, essere lì nella città a festeggiare insieme a loro, a festeggiare 120.000 fratelli e sorelle in Cristo. Invece che fa? È fuori della città a spegnere la gioia e la misericordia di Dio, arrabbiarsi sempre di più, farsi un fegato così, perché non vede quello che lui vorrebbe vedere, la punizione. E incredibilmente poi Dio non punisce nemmeno Giona, perché Giona avrebbe tutto, Dio avrebbe tutto il diritto di dire: Giona, mai proprio, non te ne posso più, adesso zotto, ti fulmino. E invece perdona pure Giona. Gli dice soltanto: Giona, ma ti sembra questa la maniera di reagire? Sei sicuro che dovresti arrabbiarti? Che dovresti essere triste? Che dovresti essere un estintore di gioia? Hai il diritto di arrabbiarti, Giona? Pensaci su, Giona. Abbiamo il diritto di spegnere la gioia di Dio che deriva dalla sua misericordia. Noi l'abbiamo il diritto. A volte pensiamo che Dio dovrebbe punire e basta. Punire chi scatena una guerra, chi uccide, chi opprime, chi ruba. Insomma, punire chi sta in quel momento nel buio. Ma è Dio che decide, È Dio che decide. E talvolta decide di farlo, di punire. Talvolta decide di non farlo, di non punire, di tornare indietro, di pentirsi dal male e di mandare la misericordia. Non l'ho fatto con Ninive e ha promesso di non farlo mai più, scendendo una notte di tanto tempo fa. Dio è venuto nel mezzo del male nel mondo, nel mezzo della violenza di un mondo che lo negava, ma il mondo ancora lo nega. Nella discordia tra uomo e uomo, tra popolo e popolo, tra nazione e nazione, ma la situazione dall'epoca non è cambiata. La luce è giunta, come afferma Isaia 9, versetto 1. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce, su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. È questo che ci rammenta il Natale, è questo che ci rammenta la discesa di Gesù, della gioia discesa dal cielo grazie a un Padre misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, che si pente del male minacciato. Non estinguiamo la gioia di essere perdonati, di avere un padre così, di un padre che perdona, che vuole mostrare misericordia non ai pochi, ma a tutto il popolo. Non solo a quelli del suo partito, ma a tutto il resto del mondo. Non sediamoci mai su una collina a aspettare che Dio punisca e a gioire per la punizione che Dio manda, ma piuttosto scendiamo in città e festeggiamo la misericordia sul mondo. Mi dai l'ultima? Sofonia, capitolo 3, versetto 15 e 17, dice così: il Signore ha revocato la tua condanna e ha disperso i tuoi nemici. Il Signore, Re di Israele, è con te. Non devi temere più nulla di male. Viene il momento quando si dirà a Gerusalemme: non aver paura, città di Sion, non ti scoraggiare. Il Signore tuo Dio è con te, è forte e ti salva. Esulta di gioia per te, nel suo amore ti dà nuova vita. Egli si rallegra per te con canti di gioia. Il Natale ci porta la gioia. Scendi in città, esulta assieme al resto del mondo per un padre che si rallegra di te con canti di gioia. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore di essere un Dio lento all'ira, misericordioso, pietoso e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. Se tu sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, tramite le mie parole, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio scendere in città, io voglio festeggiare quel Dio che viene, quel Dio che noi simbolicamente festeggiamo a Natale, ma che è venuto chi lo sa quando, in quale momento del tempo, ma è venuto, è il provvedimento tuo, è la tua soluzione al male nel mondo. E Signore, quel Gesù non è venuto per i santi, ma per i peccatori. Signore, io non voglio essere un estintore di gioia, ma voglio vedere la tua gloria. Voglio vedere la conversione delle persone che ho a fianco e voglio pregare per la loro conversione, anche per coloro che non sono amabili, per le ultime persone del mondo che io vorrei vedere convertite perché non mi piacciono. Perché so, Signore, che Tu sei un Dio lento all'ira di gran bontà, hai misericordia di tutto il popolo e che la gioia Tua è arrivata per tutti quanti. Spirito Santo, stammi a fianco in questo e fammi pregare per le persone che sono alla Tua ricerca durante questo Natale. Amen.